Amici di motorsport.com, ciao a tutti, anzi, più che ciao è corretto dire buon anno. Iniziamo nel modo migliore il 2021, abbiamo girato un anno difficile, l'anno bisesto, quello che per Antonio non esisteva, finalmente lo abbiamo scavalcato questo 2020. Ciao Antonio, allora, ci siamo, oggi è il 2 gennaio, ma noi non manchiamo alla nostra chiacchierata e i temi mai, che in un momento di stagione completamente ferma non mancano assolutamente. Intanto buon anno a te, come rivolgo un buon anno a tutti gli ascoltatori. Beh, io voglio dare il mio buon anno ugualmente, siccome è finito un anno che per me non c'era, quindi mi sento con una doppia energia oggi, sono contento che guardiamo al futuro, sappiamo che abbiamo ancora qualche chicane, ma il traguardo non dovrebbe essere lontano, dai, speriamo, proviamoci, speriamo che la gara dei vaccini sia buona, ma non entriamo in questo tema che mi terrorizza. Allora, sì, buon anno a tutti e argomenti, sì, ne abbiamo. Allora, ne abbiamo tanto tanti. Volevo cominciare ringraziandoti perché ho beneficiato di un bellissimo regalo di Natale, che è il libro dell'anno del TCCT. Ne sono stato beneficiario, una pubblicazione molto, molto bella, molto, molto lussuosa. Eccolo qua, The Key. The Key è la chiave... È proprio, è bello spesso, ecco, quindi è una cosa, ed è un, chiamarla magazine è sbagliato, è più un libro, ma chiamarlo libro è ugualmente sbagliato, nel senso è un oggetto a sé, dove faccio e facciamo, ma comunque è una, l'idea nasce attorno a una mia responsabilità, facciamo cultura dell'automobile, ovviamente rivolta prevalentemente al passato, al collezionismo, ma anche proiettata al presente. Adesso se mi posso permettere di far vedere, non so, alcune tre o quattro cose che abbiamo, una per esempio che certamente appassiona tutti è avere avuto l'opportunità di passare una giornata intera, adesso si arriva, con quella che abbiamo chiamato Monna Lisa, cioè la Ferrari P3 P4, vera, proprio quella che ha vinto il campionato del mondo, conoscerla, non l'ho guidata, ma mi ci sono seduto dentro, l'ho toccata, l'ho annusata, questa è una cosa molto bella, piuttosto che aver trovato un fotografo californiano che Steve McQueen, quando era giovane pilota, si portava dietro, E si faceva fotografare. Abbiamo una serie di foto bellissime di lui che con la sua Porscina che gli finanziava un dealer di Los Angeles andava a correre e andava forte, perché Steve McQueen è arrivato addirittura un anno secondo alla 12 ore di Sebring dietro la Ferrari, quindi su una Porsche 908, quindi un pilota serio, che però ovviamente come attore è diventato ancora più famoso. Piuttosto che, ma questo l'avevo già accennato, lei sa quello che vuole, cioè questa grande indagine che abbiamo fatto sul ruolo delle donne che sono delle grandi appassionate dell'automobile. E poi, beh, e qui finisco perché non posso neanche esagerare a occupare tutta la nostra chiacchierata, ovviamente una presentazione ampia e completa di quello che è il progetto dei simulatori classici, questo è quello fatto da Zagato, dove uno si siede davvero su una sorta di automobile classica, quindi The Key, e chi lo volesse basta che vada sul sito tcct.com e se lo ordina lo può avere sia digitale, ma io lo raccomando cartaceo. No, ci vuole assolutamente cartaceo, è in una carta strepitosa in sei colori con oro e argento e con immagini che danno la sensazione della tridimensione. Devo dire che lo stampatore ha fatto un lavoro eccellente, c'è proprio il gusto di sfogliare ogni singola immagine trovando della ricercatezza anche nella lavorazione, quindi ti faccio i complimenti perché non è semplice di questi tempi trovare quella soglia di qualità. Lo facciamo a Fritz Kaiser che lo finanzia, quindi grazie a lui che in questo progetto, però io credo proprio
noi che continuiamo a parlare di futuro della Formula 1, di evoluzione dei motori, eccetera, però è un continuum, c'è proprio una storia che è una storia che va ben oltre quello che è la notizia, la puntualità del momento, l'emozione del momento, ma si accumula e cambia in funzione di quello che è l'evoluzione, non solo della tecnologia, ma anche nostra, perché noi ci troviamo di fronte a un mondo che cambia. Quindi conservare questo patrimonio storico, avendolo come tela di fondo di una storia che continua, devo dire, è molto bello. E a proposito di storia che continua, adesso che stiamo cominciando l'anno, io credo che il personaggio al quale dobbiamo pensare per primo, e penso che tu sia d'accordo, è Stefano Domenicali, che tra 3 giorni esatti, il giorno 5, a Londra, occuperà il suo nuovo ufficio a Liberty Media come responsabile della Formula 1. E devo dire, avere un italiano lì è già un motivo d'orgoglio per tutti noi. Ma avere una anche persona, perché per dare la dimensione, è quello che prende il posto che era di Bernie Ecclestone, il che è tutto dire. Il che è tutto dire. E allora io ho avuto l'opportunità di conoscere molto bene Stefano, perché abbiamo lavorato tantissimi anni insieme, prima in Ferrari, poi anche in Lamborghini, perché poi quando era in Lamborghini mi ha chiesto di fare alcune cose che abbiamo fatto insieme, devo dire, con grande gioia e soddisfazione. E allora pensare a questo uomo giovane, a 55 anni, ma 55 anni oggi sono pochi, considerando l'esperienza che lui si è fatto, che ha cominciato, e lì devo dire è un po' la fortuna delle circostanze. Lui è nato a Imola, quando era in fasce già sentiva il rumore dei motori, più le moto all'inizio delle macchine, perché Imola era nato con le moto, con il dottor Costa che aveva portato le motociclette e poi anche le automobili, e poi crescendo andava a far parcheggiare i camion quando c'erano le gare nel paddock, e poi le hanno messo a distribuire i pass, e poi è diventato anche commissario sportivo. Cioè, mentre faceva l'università, lui ha fatto economia e commercio, ha sempre però vissuto l'emozione di questi nostri sport, automobilismo e motociclismo, da dentro. E un'esperienza fatta da dentro ti insegna tantissimo, perché tu capisci che anche una piccola cosa che apparentemente è marginale, nella realtà può far sì che le cose vadano bene o male. Ecco, poi appena laureato ha mandato il curriculum, non so a quanto, a poche aziende, comunque in Ferrari l'hanno chiamato, 3 colloqui, e nel 91 è entrato in Ferrari. È entrato in Ferrari a occuparsi, essendo laureato in economia e commercio, della parte, io non ero ancora lì, io sono arrivato nel 93, nella parte controllo di gestione, nella direzione finanziaria. Però, quando si dice i casi della vita, io racconto spesso della mia passione per l'automobile, perché arrivando da Como a Bologna a vivere a 8-9 anni sulla strada in via Murri, dove passava le 1000 miglia, una mattina ho visto passare le 1000 miglia, e da quel momento ho detto: la mia vita è questa ed è tuttora questa. Ecco, lui si è trovato in Ferrari che avevano appena rifatto l'autodromo del Mugello e cominciava l'attività dell'autodromo del Mugello. E avendo tutta questa esperienza spicciola comunque di gare, insieme a Remo Cattini, che era allora direttore del Mugello, lui ha cominciato a gestire, diventando direttore di corsa del Motomondiale, e avendo tra l'altro il Mugello avuto più di una volta, me lo ricordo perché anch'io ho avuto un ruolo, non in quegli anni, ma ho avuto un ruolo come responsabile dell'autodromo, quindi mi ricordo che era stato premiata il Mugello per la qualità dell'organizzazione, grazie appunto a Stefano Domenicali. Quindi completamento della conoscenza che poi lo porta, arriva Jean Todt nel 93, nel giugno, nel luglio,
io sono arrivato a settembre, era arrivato poco tempo prima di me, e dovendo creare la sua nuova squadra, uno che è capace di fare il direttore di corsa, di organizzare le cose al Mugello, può andare bene alla GES, lo porta alla GES, e quando Stefano parla del lavoro con Todd, dice sempre che non si può giudicare il lavoro con Todd se non per come Todd concepisce il lavoro, vale a dire, Todd è talmente esigente con se stesso che chi lavora con lui deve essere affidabile, non avere fronzoli, concentrato, determinato, ovviamente rispondere alle aspettative che ci sono, e lui evidentemente è stato capace di farlo. Quindi questa è già una sorta di certificazione dell'uomo premiato come direttore di corsa e come autodromo al Mugello, approvato e portato da Todd fino alla responsabilità di team principal, perché ricordiamoci che nel 2006 e 2007 Todd, che era diventato amministratore delegato in Ferrari, aveva messo Domenicali e Almondo, uno direttore sportivo e l'altro direttore tecnico, ma era una sorta di come i consoli a Roma, c'erano questi due consoli, non c'era un vero team principal. E poi a lui è toccata questa sorte, che è stata per certi aspetti felice, per certi sfortunata, perché bisogna dire che i due campionati del mondo persi da Alonso, quello ad Abu Dhabi, non ricordiamolo, lo sanno tutti a memoria, ma anche quello successivo, quando allora loro avevano 38 punti, parliamo del 2000, aspetta, non mi ricordo più, però 2000, cos'era, 9, 8, avevano 38 punti di vantaggio prima di Spa, poi a Spa Grosjean è volato su Alonso, poi Raikkonen in Giappone lo ha tamponato, morale, all'ultima gara dove ancora avrebbe potuto vincere, dove Vettel si era girato e tutti gli sono passati di fianco, addirittura uno gli ha portato via anche un pezzo, e niente, è riuscito Vettel a ripartire e a vincere, ecco, quei due campionati gli sono mancati e li avrebbe meritati, ma lasciamo stare. Dopo, da lì, Domenicali ha lasciato la Ferrari per andare in Audi. Il progetto Audi era un progetto bello, nessuno lo ha mai detto ufficialmente, noi ce lo siamo sussurrato da sempre, ma sappiamo che la sua missione era quella di realizzare il motore Formula 1 che avrebbe probabilmente, ma io credo, forse tu Franco lo sai meglio di me, dovuto essere messo sulla Red Bull. Certo. Questo è quello che tutti dicono, ma nessuno scrive, nessuno, ma lo possiamo dare per scontato, gli anni sono passati. E con questa esperienza in Audi, che poi si è trasformata in un'esperienza in Lamborghini, ma soprattutto l'esperienza in Audi, lui ha potuto mettere insieme quella che è la creatività dinamica italiana, che a volte va anche a scapito di alcune regole, decidiamo che questa è una buona idea, facciamolo, mentre i tedeschi dicono questa è una buona idea, bene, prima verifichiamo se è una buona idea, due, vediamo se è realizzabile, tre, compariamolo magari con un'altra, quattro, la realizziamo, benissimo. Quindi tutto questo lo fanno con un risultato di eccellenza, qualità massima, quindi impari la qualità, ma con dei processi che hanno dei tempi molto diversi. Quindi essere stati abituati ai tempi italiani, facciamo questo, mentre Gemolo diceva, un'idea della mattina, una cosa della mattina, la sera deve essere fatta. Allora, però questo era lo spirito. Un tedesco una cosa del genere non la puoi dire, per lui no, come? Prima bisogna vedere se, e poi la si fa bene, però non è detto che se uno pensa una cosa la mattina e la sera l'ha fatta sia fatta male, no,
è fatta in un modo diverso. Quindi avere queste due esperienze per lui credo che oggi sia assolutamente prezioso. Esperienze che poi ha messo a confronto direttamente arrivando in Lamborghini, perché arrivando in Lamborghini come amministratore delegato e chairman, lui, dove tra l'altro è arrivato, ha raddoppiato la Lamborghini, le vendite nei tre anni e mezzo, quattro anni in cui lui è stato lì, d'accordo che è arrivato un prodotto nuovo importante, però tutto questo lo ha fatto avendo l'opportunità di confrontare due modelli di azienda molto simili, stessa tipologia di prodotti, stesso territorio, più o meno c'è un confine di una provincia, però uno approcciato col cuore di Enzo e l'altro approcciato col pragmatismo teutonico. Quindi mettere insieme queste due cose rende i compiti che dovrà affrontare certamente più facili da essere analizzati. Se mi chiedessi se dovessi definire Domenicali con una parola, io direi che Domenicali è un positivo, che essere positivi è una grande cosa, perché se noi due ci troviamo e abbiamo positività e dobbiamo fare una cosa, è più facile che riusciamo a farla che se uno comincia a dire sì però, ma quello lì, ma mi mogna, ecco, se si sgonfia l'entusiasmo, che non vuol dire incoscienza, ma se si sgonfia l'entusiasmo perché manca la positività, è difficile che certi risultati si possano raggiungere. Quindi lui si presenta oggi, dopo un anno gestito magnificamente da Liberty, perché è riuscita a portare in fondo un campionato 2020 che nessuno di noi avrebbe immaginato alla fine così completo e così appassionante, con un anno di transizione, che è di transizione sia dal punto di vista regolamentare, piccola evoluzione delle automobili, che dal punto di vista della salute, quindi secolo. Però ci sono tutta una serie di cose che si presentano che sono certamente alla portata di un uomo come Stefano. Ecco, ma tu cosa ti aspetti dal mandato di Stefano? Io intanto mi aspetto che lui, che ha giocato molto bene la carta dei giovani in Lamborghini, di parlare e di vedere cosa fanno i giovani, abbia la capacità di attirare ancora di più i giovani, nei quali lui crede molto grazie all'IRES, perché dice, riferisco cose che ha detto, uno che gioca a casa sua con la PlayStation, col simulatorino, in realtà ha come modello quelli che sono i piloti veri, quindi non è che sostituisce la Formula 1 con quello che fa lui, ma si ispira alla Formula 1, non solo, ma guardando i Gran Premi vede come i piloti veri guidano nelle diverse piste, in quella pista là, facendo quella traiettoria lì, magari riesci a fare un sorpasso che poi tu riproduci nella tua PlayStation, riproduci nelle gare virtuali. Allora ti aggiungo io un aspetto, Antonio, che forse non ha voluto accennarti, ma io ho saputo da chi gestisce la parte televisiva, che in realtà stanno studiando il fatto che un 21esimo a casa virtuale potrebbe partecipare al Gran Premio insieme ai 20 piloti che corrono in modo virtuale, quindi infilandosi nelle gare che stanno correndo il Gran Premio. Questo sarebbe un salto da un punto di vista della comunicazione, di quello che è oggi il gioco, del videogioco, clamoroso, perché ci sarebbe l'avvicinamento, parte il Gran Premio e io sono uno di quelli che ci va a correre in mezzo. Ed sarebbe curioso poi vedere uno da casa a livello di soglia di simulazione dove riesce a arrivare dentro un Gran Premio che si sta disputando. Quindi
questa cosa che conoscevo, che so, che è bellissima, probabilmente farebbe sì che quello da casa riesce addirittura a vincere, perché ha molte meno contrarietà oggettive fisiche presenti. Attento alle gomme, stai attento. Ma penso che i condizionamenti li abbia uguali, nel uguali, senso che tanto gli metterebbero tanto le condizioni simili. Sì, sì, no, perché sennò rischia il sistema di esplodere per il fatto che arriva un ragazzino e gli suona tutto. Esatto, no, quello non è pensabile né credo tollerabile, ma il fatto che si possa infilare in mezzo, quello sicuramente, appunto, cercare soluzioni diverse da quello che è il guidare nella realtà può essere un motivo di grandissima attenzione. Ovviamente chi guarda la gara in televisione non lo vedrà, però ci sarà anche la possibilità di vedere questa figura aggiuntiva. Sì, ma varrebbe la pena, tra l'altro, sarebbe un divertimento in più in una situazione di incertezze. E l'altra cosa sulla quale sicuramente lavorerà sono le nuove piattaforme di broadcasting. Cioè abbiamo, oggi siamo consolidati con le pay TV, ma ci sono tante opportunità che si stanno aprendo anche in questo campo. Quindi si parla di Amazon, nelle prime informazioni che sono venute fuori si parla della piattaforma di Amazon Prime. Esatto. Quindi questo significa che la Formula 1 troverà una vivacità, cioè quello che ha l'opportunità di fare per le idee che sono già state raccolte e quelle che lui potrà portare, sarà quella di spostare la Formula 1 nel domani, non solo dal punto di vista dei regolamenti, ma anche dal punto di vista della fruibilità, quindi di conseguenza di poter riportare verso la Formula 1, che non dimentichiamolo, e questa è un'altra cosa sulla quale potrà giocare, cioè il budget cap potrà avvicinare nuove squadre o nuovi costruttori se il sistema della comunicazione si ampliasse. Perché ne abbiamo già parlato in altre occasioni. C'è stato un grande spostamento di budget, di sponsor, eccetera, verso l'elettrico. Oggi l'elettrico sta pagando il fatto di essere partito troppo forte, cioè troppo presto, perché l'elettrico è stato figlio, l'elettrico in sé, non tanto e solo delle gare, figlio del Dieselgate, figlio della necessità che si debbano rispettare delle emissioni che altrimenti non si raggiungerebbero se non c'è anche una quota di elettrico, ma c'è ancora molto tempo prima che l'elettrico prenda il ruolo che dovrà prendere. Per cui se la piattaforma di esposizione alle gare di Formula 1, se l'integrazione col virtuale, se tutte queste cose insieme, se nuove piattaforme di comunicazione amplieranno fortemente la audience, il denaro che si era allontanato potrà tornare e quindi la Formula 1 potrà ritrovare una prosperità che consentirà di aumentare il piacere che noi abbiamo di esserne appassionati, che non è, devo dire, poco. Quindi sono contento che Stefano abbia l'opportunità di ereditare una Formula 1 che dà emozione e pensare alla Formula 1 del domani che dia ancora emozione, perché l'emozione, non dimentichiamoci, è anche rumore, è anche qualcosa che comunque viene da lontano, e tutto questo si configura nella missione che lui ha, una missione estremamente impegnativa. Ma nascoste del regolamento sportivo approvate a fine ottobre, c'è una cosa che però non mi è piaciuta per niente, nel senso che probabilmente per risparmiare ore motore, visto che si arriva a 23 Gran Premi, quindi ed essendo in introduzione il budget cap che limita l'utilizzo dei costi, si è pensato bene di ridurre le prove libere di ogni turno del venerdì di mezz'ora, quindi non più un'ora e mezza, ma solo un'ora. Ecco, questo togliere spettacolo
che è sempre il togliere il motore in moto, il pilota che gira, per finire sempre in qualcosa che è sempre più simulato, a me, devo dirti la verità, non piace affatto. Questa tendenza dello far sparire lo show, la presenza, perché uno dovrebbe andare in autodromo e assistere dal vivo, sentire, essere partecipe di un evento, se poi l'evento si scuoce da solo? Questo veramente non lo capisco. Non, c'è di più, che è un'ora netta, per cui se uno tira giù una protezione, ci mettono un quarto d'ora per, con la bandiera rossa a metterla a posto, non è che si fa un quarto d'ora in più, finisce lì, si fanno 45 minuti. Ma era come la storia di cui abbiamo già parlato, di saltare il venerdì, fare solo sabato e domenica. Adesso questa idea è figlia del fatto di poter avere più formule di contorno che gareggiano nello stesso weekend, e quindi è stata proprio una ricerca di tempi, mi pare di capire, a favore di formule minori che comunque... Io ci aggiungerei anche l'esigenza di non dover aggiungere un motore nel budget, cercare di ridurre le ore motore, perché la somma faccia sempre la capacità dei motori di reggere un'intera stagione, però cioè, per trovare la quadra economica sempre chi paga alla fine è quello che dovrebbe essere quello che ne trae maggiore vantaggio, cioè lo spettatore. Ecco, io questo certo, non lo condivido. Certo. L'altra notizia anomala, siamo al 2 di gennaio, caro Antonio, e la Mercedes ha un pilota solo, che è il signor finlandese, ma non c'è il campione del mondo. Cioè, lo hanno nominato baronetto, ne hanno fatto tutta una pompa magna del fatto che sia 7 volte campione del mondo, pari a Michael Schumacher, con più vittorie e tutto, però la firmetta sotto il contratto di rinnovo non c'è. Cosa vuol dire? Papà Natale ha sbagliato, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che ha portato il suo collare per il cane, vabbè, per mettere i mondiali e così via. Ma visto che sono mesi che dicono che devono sedersi attorno a un tavolo per firmare, se gli portava un tavolo, forse magari avevano l'opportunità di sedersi e firmare, perché è molto, molto, molto strana. Devo dire, cioè, allora, la Mercedes Formula 1 oggi ha 3 azionisti, Ineos, Toto Wolff e Mercedes. Mercedes che ha un diritto di veto, quindi è più potente, diciamo, dal punto di vista. Allora, proviamo a metterci al posto di Hamilton e vedere qual è la nostra relazione rispetto ai 3 partner. Allora, rispetto a Ineos, perché potrebbe non firmare rispetto a Ineos, e cosa può pensare Ineos del fatto che lui non firmi? Può darsi che lui stia negoziando con Ineos qualcosa per avere più denaro da loro? Non lo so. Cioè, sembra difficile. Io non credo che... Con Toto Wolff sono talmente legati al punto da avere in certi momenti lasciato intendere che il loro destino sarebbe stato comunque comune, anche se a un certo punto Hamilton aveva preso le distanze da questa posizione, quando non si capisce. Però cosa poi non l'ha fatto, poi ha tirato la volata al rinnovo di Toto, assolutamente, anzi io ero convinto che col rinnovo di Toto subito dopo sarebbe seguito il rinnovo di Lewis. Esatto. Perché adesso le voci fanno nascere poi tutte le chiacchiere possibili del mondo, il fatto che c'è un Russell libero, è sulla Williams, basta fargli un fischio e arriva liberissimo, non liberabile, liberissimo sulla Mercedes. Quindi c'è una situazione che è anomala e non si riesce a capire quale possa essere la chiave di partenza per cui non si arriva a trovare questo accordo. E devo dire, se guardiamo la storia al di là della... perché forse è una cosa che non tutti riescono a percepire, è che
a qualunque livello ci si trovi nella scala aziendale, quando tu, io ho avuto l'avventura nella vita di appartenere ai board, ai comitati di presidenza, eccetera. E quello che succede lì, al capo dei capi, un'incazzatura sua è uguale all'incazzatura che prendiamo noi, solo che le incazzature diventano dirompenti se ce le hanno loro. Ed è evidente che nel momento in cui tu cominci a non sentire più che il tuo pilota, perché se pensiamo cos'è un pilota, investimento enorme, ingegneri, sviluppo, fai un'automobile pronta per vincere e la affidi a un umano che si indossa i tuoi colori e deve dimostrare che il lavoro di tutti questi è stato così buono da riuscire a vincere. In questa persona deve avere una fiducia assoluta. Andando indietro nel tempo, per esempio, quando Phil Hill nel 61 vinse il campionato del mondo, l'anno dopo nel 62 faceva lo snob, non gli andava ad andare a fare le prove, eccetera. Ferrari si incazzò come una biscia e il rapporto con Phil Hill si risolse, perché allora Ferrari e il pilota erano lì, ma non è detto che Hamilton e Calegno siano così lontani. Il rapporto tra i due è lo stesso. Se mi rompi le palle, non mi va più bene. Ecco, questa è la cosa che mi sorprende di più, perché ne abbiamo visti tanti di perdite di fiducia nella storia. Tu le sai meglio di me. Vabbè, abbiamo visto Prost che diede del camion alla Rossa e fu cacciato via quando aveva ancora un contratto. E per prendere la macchina Williams, che era teoricamente destinata già nel 93 ad Ayrton Senna, firmò un contratto un anno prima e rimase fermo una stagione, con un anno sabbatico. Ci fu un ritiro che portò poi a un ritorno alle corse con la Williams, ma solo per riuscire a bloccare una macchina che se no era destinata al nemico, l'avversario degli anni McLaren. E se non sbaglio addirittura con una clausola che diceva che non avrebbe, che Senna non avrebbe potuto essere il suo compagno di squadra. Certamente sì. Quindi era questo dimostra come il rapporto squadra pilota e le decisioni del pilota influiscano su quelli che sono i destini della squadra. Per cui sì, ma la settimana scorsa, due settimane fa, raccontammo della Ferrari che ha spinto Michael Schumacher al ritiro, no? Nel momento in cui c'era già il contratto firmato di Raikkonen e la conferma di Felipe Massa, per cui di fatto il campionissimo si trovava che non aveva più lo spazio all'interno della squadra. Però era una situazione diversa, nel senso che lì è stato un po' spinto dalla squadra. Forse Michael era stanco, si voleva concedere un anno di riposo. Sì, lui sentendosi in famiglia ha lasciato trasparire questo senso di desiderio di trovare un po' se stesso, ed è stato scavalcato sui fatti. Poi si è trovato il contratto dall'altra parte di Kimi e quindi la situazione, infatti ne abbiamo parlato di quella serata quando avevamo fatto le, lo dicevo, perché quello Monza. Può sembrare una situazione che i fatti presero il sopravvento su quelle che erano le aspettative, sì. Probabilmente quello di stare fermo un anno e poi ripartire, almeno questo è quello che mi ha raccontato Badoer, che con Michael ci parlò spesso e volentieri, non in un ruolo dirigenziale, ma di amico consigliore che ci parlava. Mi stupisce qui che non c'è l'innesco del doverti ritirare, almeno che nella sua testa non ci sia la voglia di uscire e di tirare un bidone come lo tirò Nico Rosberg alla fine del 2016, quando diventò campione del mondo e 15 giorni dopo la corona sulla testa ufficializzò il fatto che si ritirava dalle gare. Però attento, l'uomo Hamilton, che ha dei valori, che si fa portavoce di principi e di ideali, una mossa del genere non,
non corrisponderebbe all'immagine, sì, gli crollerebbe il mito. È una cosa. Allora, noi probabilmente stiamo facendo aria fritta, nel senso che domani o magari in questo momento hanno firmato e noi non lo sappiamo. E tutto. Hai ragione, Antonio, però è anomalo che si arrivi alla. Cioè, virtualmente oggi, se la Mercedes avesse l'opportunità di far girare una macchina per qualsiasi motivo, Hamilton non la può guidare perché il contratto è scaduto. Quindi oggi non ha neanche le coperture minime sindacali, certo, di sicurezza per essere pienamente pilota a tutti gli effetti Mercedes. E poi se arriva Pinco Palla da Marte che gli offre una macchina, lui potrebbe essere nella condizione di salire su quella macchina. Sì, sì, sì. Però siccome questo scenario B non esiste, nel senso che non vedo chi, perché sorridi così? Tu hai già l'idea di chi? No. Che macchina? No, io non continuo a non capire. Adesso, no, perché la Red Bull ha già confermato, confermato Perez, quindi ci fosse ancora no. Ecco, ma fare lo scambio con Verstappen, quello che avevamo già detto, pensa no, che bello switchare i due. No, beh, queste sono chiacchiere. No, anche perché la Mercedes è promessa a Russell, quindi ci manca solo che sotto il naso il giovane ragazzo inglese. No, questo lo escludo assolutamente. Certo, questo stiamo veramente facendo chiacchiere da bar che ci possiamo concedere a questo inizio d'anno. Sai qual è l'anomalia, Antonio? È che stando ai si dice, l'offerta che comunque Mercedes gli ha concesso sono 40 milioni di euro per una stagione, se diventa campione del mondo un 10% in più, quindi sono altri 4 milioni e si ritorna praticamente a quello che aveva già preso l'anno scorso. Più la macchina. Più la One, che è una macchina che è un hypercar che vale più di 1 milione. Ecco, in questa logica, secondo me, si disintegra un po' l'immagine del pilota che guarda i deboli, del pilota che interviene a favore dei ragazzi di colore, perché poi dopo se vai a piluccare per l'ultimo centesimo, insomma, qualcosa non quadra. Però anche lì non mi sembra verosimile che lui faccia questo per denaro. Per me, lui in quelle belle interviste che aveva fatto lasciava intendere di sognare un suo posto da dirigente strategico nell'ambito Mercedes, cioè di poter portare questa sua esperienza in una dimensione più industria di grande azienda, non tanto nel team. Un discorso del genere qualunque azienda lo accoglierebbe con grande interesse, quindi non c'è, anche lì non vedo che ostacolo potrebbe essere. È appena uscito uno spot che lancia un nuovo modello Mercedes e il testimonial è proprio Lewis, quindi cioè, il legame si è concretizzato, cioè quella cosa è attiva. Sì, anche se lui vuole ben di più, io credo che lui voglia. No, nel senso che il marchio è un ruolo di marketing attivo dell'azienda. Sono d'accordo, cioè l'uomo immagine nel vero senso della parola, cioè quello che è un testimonial. Di quello che lavora, valori, che la fa l'immagine, non certo, che la rappresenta. Sì. Però è diverso. In un momento di vacanza di contratto c'è anche uno spot che è partito, no? Hai capito? Che lo spot potrebbe. È incredibile, va contro tutte le regole. Sì. Vabbè, bisogna vedere Callenius dov'è adesso e che cosa pensa. Lui sarebbe lui l'unico a darci una risposta. No, perché pare che Lewis abbia tentato un contatto diretto con Callenius. Ma Callenius ha detto, no signore, no. È mesi che dice che è Toto che si deve sedere al tavolo, che si sieda al tavolo e risolva l'enigma. Quindi
Qui l'errore di Papà Natale è non portare il tavolo. Cioè, il problema, l'abbiamo trovata la soluzione, non hanno portato il tavolo a Natale come dono e non hanno potuto sedersi. Franco, correrà. Ma non è che l'obiettivo è infilzare Toto attraverso Lewis? Ma sai come fai a infilzare uno che è il 33%, al quale hai dato oltretutto 3% ancora in più? Poi cui prodest in questo momento? Non si riesce a capire la strategia, quindi è veramente incredibile. Aspettiamo solo, sai che cosa? Che ci arrivi la notizia del rinnovo del contratto. Esatto, magari chiudiamo e arriva. E quindi ci siamo fatti una chiacchierata che ci vergogneremo quando vedremo, essendo stata superata dai fatti. E No, comunque. noi stiamo facendo una fotografia di una situazione che, credimi, è veramente anomala, cioè in una Formula 1 dove tutto è Sconosciuta. programmato, dove tutto è Sconosciuta. studiato, si arriva che la figura epigona del campionato non abbia la certezza di quello che è un futuro. Questo è veramente incredibile. E sembra che ci siano spinte proprio anche di Liberty Media finché si arrivi a definire la situazione, perché la Formula 1 che parta senza il campione del mondo sarebbe certamente un messaggio non troppo positivo. Va bene. Che buffo, beh, è bello, cominciamo l'anno Con con l'enigma. delle curiosità grosse, grandi curiosità che scioglieremo man mano. Allora, i temi li abbiamo aperti, amici di motorsport.com. Commentate qui sotto, fateci sapere che cosa pensate voi di questa querelle incredibile legata al mondo della Formula 1. Cliccate la solita campanella, mi raccomando, così riceverete tutte le informazioni dei prossimi video e vi assicuro, nei prossimi giorni ci saranno cose molto interessanti, personaggi di grandissimo spicco con i quali abbiamo avuto modo di farci raccontare le loro storie. Intanto, Antonio, grazie. Grazie di questa puntata, grazie di questo nuovo avvio di anno e ce la racconteremo. Buon E anno, come? E come? Buon anno a tutti. Antonio. Ciao. Ciao ciao.